A causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria per il secondo anno consecutivo, la Settimana Santa ha subito numerose modifiche sugli appuntamenti religiosi. Anche la diocesi di Teramo Atri ha adeguato le celebrazioni pasquali alle norme anti-Covid. L'impatto più evidente sul fronte delle tradizioni religiose è l'impossibilità di svolgere la processione che in questo periodo scandiscono i momenti di preghiera e raccoglimento. Rimodulato anche quello che rappresenta essere uno dei riti più sentiti della comunità teramana, la processione della Desolata. E abbiamo voluto anche vivere qualche riproporre un momento tradizionale qui a Teramo, che è la processione della Desolata. Certamente non ci sarà la processione, ma alle 5:30 del mattino, venerdì mattina alle 5:30, invito tutti i teramani, compatibilmente, perché naturalmente ci saranno i limiti imposti dall'emergenza sanitaria, però invito tutti a unirsi nella preghiera con Maria in attesa del grande evento della risurrezione. Ho invitato i giovani a riflettere sul Sabato Santo. Vorrei che fosse davvero un giorno di silenzio, perché senza il silenzio non sarà possibile sperimentare la gioia della Pasqua, perché dobbiamo evitare di cadere nella trappola del sabato del villaggio, che ci propone di fare festa il sabato, perché poi potrebbe esserci la delusione della domenica. Ecco, per noi cristiani, vorrei invitare tutti i giovani, tutti i nostri fratelli e sorelle della nostra diocesi a fermarsi in silenzio, perché per noi non ci sarà la delusione, ma ci sarà la certezza che il Signore è risorto. Però per fare questo, per vivere intensamente tutto ciò, è necessario che il sabato sia un giorno di silenzio. È una proposta che forse in questo momento può sembrare anche ancora più difficile per l'emergenza sanitaria, ma io sono convinto che invece possa essere una grande occasione per fermarsi, per riflettere sulla propria esistenza e soprattutto per porre le basi per ripartire. E quando sapremo che il Signore è risorto, credo davvero che la gioia sarà grande e le potenzialità delle nostre esistenze sono ancora più grandi di ciò che noi pensiamo.